eccoci qua, buongiorno, benvenuti a questo momento formativo per AES Italia, associazione di cui sono socio e membro. Vi porto i saluti del presidente Francesco Ortolani e tutta la segreteria dell'associazione. Ringrazio Audio Effetti per l'ospitalità, i tecnici audio che si sono messi a disposizione. Abbiamo voluto quest'anno pensare ad un tema che si adattasse a quello che è il contenuto e il tema principale del MIR di quest'anno. Il MIR di quest'anno ha come tema principale le tecnologie al servizio degli ambienti di lavoro. Bene, ci sembrava quindi il caso affrontare il tema dell'intelligibilità del parlato, uno perché parlare di tecnologie senza considerare la stanza, quindi l'acustica di una stanza, è un attimino fuori luogo, quindi è un contributo importante che va considerato, quello dell'acustica della stanza, e il tema dell'intelligibilità del parlato è sicuramente al centro di una buona installazione audio, di questo parleremo in questo focus, al servizio di un'area di lavoro. Se poi quest'area, questa stanza di lavoro, questo workspace è in seno ad una struttura pubblica, beh, dovete sapere che da qualche tempo a questa parte è uscita in Italia una nuova normativa che obbliga la nuova costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione di un edificio pubblico nel rispetto di requisiti minimi acustici, insieme ad altri requisiti. Installare dunque un impianto audio al servizio di una struttura pubblica non è più alla mercé delle scelte dell'azienda sanitaria locale X piuttosto che del comune Y, che fino a poco tempo fa chiamavano l'elettricista di riferimento per installare l'impianto audio. Bene, gli impianti audio al servizio di edifici pubblici, quindi impianti di public address, di emergenza di qualsiasi tipo, di rinforzo vocale di qualche tipo, oggi soggiacciono a delle leggi ben precise e delle norme tecniche ben precise. Alcuni riferimenti di questa presentazione, in cui in poco tempo, poco meno di un'ora, cerco di sintetizzare dei contenuti molto complessi. Ringrazio il professor Farina per avermi messo a disposizione del materiale, l'amico Pat Brown, coautore del libro Sound System Engineering, insieme a Don Davis e Patronis, alcuni documenti di riferimento tutti molto validi, tra i quali vi segnalo sicuramente il materiale educativo, didattico, eccetera, di Embedded Acoustics, questo nucleo di ricerca olandese che tanto ha prodotto in campo di intelligibilità del parlato, e sono essenzialmente anche gli autori dello STI, dello STIPA, quindi uno dei parametri fondamentali dell'intelligibilità del parlato. Un ramo commerciale di questo nucleo di ricerca, Bedrock Audio, credo, che sviluppa anche questi sistemi integrati per l'intelligibilità del parlato e altri parametri acustici. Sistemi grab and go con cui oggi finalmente è facile fare misure di intelligibilità del parlato e dello STI in particolare. Parlavo dell'introduzione in Italia, come nel resto di Europa, non in tutti i paesi ancora, di una nuova normativa. Le leggi italiane, nazionali in generale, e le norme tecniche europee sono volte a tutelare quello che è l'edificio nella sua globalità in termini di isolamento dall'intromissione di rumore dall'ambiente esterno, e altrettanto garantiscono parametri minimi per quanto riguarda il rumore che gli impianti al servizio, ad esempio, dell'edificio sviluppano nei confronti dell'ambiente esterno. Garantiscono il comfort acustico nel rispetto dei parametri minimi che oggi vedremo come focus specifico, che sono quelli del tempo di riverbero, della chiarezza C50, chiarezza per il parlato, e dello stilo Speech Transmission Index. Tutti gli edifici devono rispettare quindi i requisiti acustici passivi nei loro valori minimi stabiliti dalla norma tecnica, dalle norme tecniche di riferimento, su cui non faremo focus, diciamo, che non approfondiremo, perché non è questo un corso per tecnici competenti in acustica.
Quindi gli edifici come struttura praticamente devono rispettare questi famosi requisiti acustici passivi degli edifici, si chiamano. Ovviamente gli edifici pubblici con particolare carattere di sensibilità, ecco, quelli più sensibili come ospedali, case di cura, scuole, devono rispettare prestazioni acustiche superiori e quindi sono soggetti al rispetto di requisiti minimi acustici più stringenti. Per quanto riguarda gli ambienti interni, invece, devono essere rispettati almeno i descrittori acustici principali dell'intelligibilità del parlato, che sono il tempo di riverbero, dicevo, la chiarezza C50 e lo Speech Transmission Index. Queste norme stabiliscono dei valori minimi da rispettare che possono essere calcolati con apposite formulette definite dalle norme in base al volume e alla destinazione d'uso della stanza. Possono essere tratti come riferimento generico da grafici che provengono dalla letteratura scientifica del passato, ma che man mano poi sono stati integrati nelle norme tecniche. Ecco, qui vedete ad esempio il tempo di riverbero ottimale sull'asse delle Y in base al volume della stanza sull'asse delle X e in base anche alla destinazione d'uso della stanza. Per quanto riguarda invece i parametri dell'intelligibilità del parlato, strettamente legati poi alle installazioni audio, la chiarezza C50 deve garantire per gli ambienti adibiti al parlato un valore maggiore o uguale a zero e lo STI, altro parametro importante, un valore maggiore o uguale a zero. È chiaro che ambienti dove il parlato è un'esigenza meno critica sono soggetti al rispetto di minimi un po' più elastici, ecco. Ad esempio, gli ambienti adibiti ad attività sportive, il C50 deve essere maggiore o uguale a meno 2, lo STI maggiore o uguale a 0,5. Anche in questo caso tutto dipende dalla destinazione d'uso della sala e del suo volume. Le norme sono molto precise su questo, quindi il tecnico acustico che lavora in questo settore ha ben chiaro, in base alla norma, cosa deve fare e quando, in quali casi. Intelligibilità. Intelligibilità è importante per comunicare, è importante per informare, è importante per lanciare messaggi di sicurezza, messaggi di alert, eccetera. È importante sicuramente per educare, è importante anche nel mondo dell'industria dell'intrattenimento, il nostro settore, di cui questa fiera rappresenta l'eccellenza italiana, no? Non tutte le componenti, però, non tutte le branche dell'industria dell'intrattenimento si sono munite di standard precisi per quanto riguarda l'intelligibilità del parlato. Quando disegniamo un sistema sonoro per intelligibilità del parlato, focus preciso di questa presentazione, quindi quando installiamo un sistema audio di emergenza, un sistema vocale, un sistema di rinforzo sonoro in seno, ripeto, ad un edificio pubblico oggi, e in generale quando disegniamo un sistema sonoro, qualsivoglia, siamo soggetti a due leggi fisiche, a due principi fisici fondamentali, che sono il secondo principio della termodinamica, che sembra una cosa così lontana da noi, ma è un qualcosa di concreto, e il concetto di entropia, che adesso al primo è strettamente legato. Il secondo principio della termodinamica lo possiamo sintetizzare nel nostro caso, no? In principio c'erano le informazioni, perché noi dobbiamo trasferire da una parte all'altra di una catena di trasmissione un'informazione, va bene? La seconda legge della termodinamica mi dice, e avviene sempre in ogni realtà, mi dice che l'energia, questo contributo energetico iniziale, di informazione iniziale, nel suo percorso lungo la catena di trasmissione, che può essere elettronica, elettroacustica, acustica, pensate alla stanza, no? O un mix di vario tipo di queste forme, subisce una perdita, va bene, di qualche tipo, subisce il mascheramento per il contributo di forme non correlate energetiche. Preservare con l'intelligenza, con le nostre scelte di disegno, di progettazione, questa informazione iniziale lungo tutto il suo percorso di trasmissione e alla fine del suo percorso di trasmissione è il nostro ruolo. E quindi in questo ambiente scelgo magari, al di là della distanza critica,
di integrare lo spazio con sistemi audio di supporto che poi vanno opportunamente ottimizzati. Posso decidere, ad esempio, di scelte differenti di direzionalità, no? Del loudspeaker. Invece di un diffusore poco direttivo, scelgo un impianto più direttivo che mi allunga sostanzialmente la distanza critica. Ecco, questo facciamo noi con intelligenza, secondo criteri ordinati, logici, ripetibili, nel sound system design. Va bene? Cercando di contenere quanto più possibile quella perdita che è inevitabile. La parola è informazione, difatti la maniera più efficace di comunicare è sostanzialmente quella face to face. Questo non so se si sente. Un'informazione anecoica in un ambiente come questo, un ambiente acustico, subisce gli effetti del, per esempio, campo riverberante, no? Pensiamo all'installazione di un impianto audio insieme ad una stazione o l'impianto di emergenza in questo stesso ambiente. Il riverbero, il rumore, una combinazione di questi, puoi abbassare adesso, una combinazione di questi nelle forme più disparate con cui dobbiamo combattere, e che circoscritti, risposte in frequenza non ideale dell'altoparlante, drop out del sistema, tutti questi fattori determinano perdita dell'informazione originaria. Quando progettiamo un sistema sonoro per public address, rinforzo sonoro di qualsiasi tipo, noi ci confrontiamo con due rapporti essenzialmente, il signal to noise ratio, il rapporto segnale-rumore, e il rapporto suono diretto e campo riverberante. Un approccio disordinato, casuale, per installazioni di poco conto, diciamo così, tra virgolette, ecco, non normate, eccetera, come l'installazione di un impianto audio per diffusione musicale all'interno di un ristorante, ok? Può delle volte questo approccio casuale portare a dei buoni risultati. Installo l'impianto, l'elettricista viene, mette le casse, accende la musica, non basta, alza il volume, non basta ancora, distribuisce le casse finché non funziona sostanzialmente, ok? Ed è un approccio che talvolta può essere sufficiente. Disegnare invece un impianto di rinforzo sonoro per l'ambito dell'intrattenimento, per concerti praticamente, richiede delle competenze tecniche maggiori, di livello superiore. Non è un campo però ancora normato dal punto di vista dell'intelligibilità del parlato, che è il focus di questa presentazione. Perché? Perché è soggettivo. Sono scelte essenzialmente soggettive, legate alle competenze, alla maturità del tecnico che progetta, installa e ottimizza l'impianto sonoro, è soggetto alle scelte artistiche della produzione. Insomma, ci sono migliaia di fattori che non permettono al momento di definire uno standard per l'intelligibilità del parlato in questi sistemi. Invece, e l'abbiamo visto nella norma precedente, disegnare un impianto sonoro per public address, l'impianto di emergenza, ho detto, di rinforzo sonoro di qualsiasi tipo che rientrano nel quadro normativo precedente, richiede scelte, che competenze, metodi, eccetera, che sono ordinati, ripetibili, ok? Soggetti a degli standard obiettivi. Possiamo certamente progettare, installare, ottimizzare un impianto di sound reinforcement per intelligibilità del parlato, e possiamo anche certamente questo impianto, entro certi limiti, estenderlo ad un uso polivalente anche di riproduzione del programma musicale, no? Incrementando la larghezza di banda, aumentando il numero dei canali, aggiungendo dinamiche, effetti, eccetera. Non è vero sempre, in ogni caso, il contrario, va bene? Non è detto che costruire, realizzare e progettare un impianto di rinforzo sonoro per un concerto sia efficiente nei termini delle norme tecniche per quanto riguarda l'intelligibilità del parlato. Disegnare un sistema sonoro per intelligibilità del parlato richiede un'adeguata apertura di banda, quindi il mio sistema deve garantire una risposta flat adeguata, senza distorsione,
Nella porzione media dello spettro, là dove si gioca sostanzialmente tutta quell'articolazione dei fonemi della voce umana, che poi vanno a determinare la vera e propria intelligibilità, la nostra comprensione, con le consonanti che si estendono anche verso le alte frequenze. Ma è quella la mia porzione di banda target. Devo garantire anche un adeguato rapporto tra segnale diretto e campo riverberante, o meglio late energy. Nella risposta all'impulso, la regina delle nostre misure, troviamo rappresentate tutte queste componenti, no? Il suono diretto che trasporta l'informazione sostanzialmente, la early energy che lo sostiene entro certi limiti, gli dà corpo, gli dà spazialità, quindi ci aiuta anche nella localizzazione. È tutto ciò che è late energy, invece, più tardivo nella coda della risposta all'impulso, che invece va a deteriorare l'informazione. Questo in ambito acustico. In ambito elettroacustico ci sono anche altri fenomeni che intaccano l'intelligibilità del parlato. Rumore di fondo, riverbero, tutte grandezze che noi misuriamo in termini di livelli con i nostri fonometri, oppure calcoliamo secondo i metodi di calcolo previsti dalle norme. Tutto chiaro? Rapportando queste grandezze, energia positiva, diciamo così, ed energia negativa, io vedo quanto è positivo questo rapporto in termini di chiarezza vocale, di intelligibilità del parlato. Devo garantire anche un adeguato signal to noise ratio, ovvero devo fare in modo che il suono diretto sovrasti, ecco, di una quantità adeguata il rumore degli impianti, il livello del rumore di fondo, che è il nostro acerrimo nemico, che in realtà, come dicevo all'inizio, dovrebbe essere garantito già in fase progettuale dell'intera stanza. Okay? Posso certamente sovrastare, aumentando il livello di potenza del sistema sonoro, il livello del rumore di fondo, ma non sempre questa è un'opzione utile, applicabile, auspicabile. E auspicabile invece, ripeto, contenere il rumore degli impianti. Piccolo consiglio dopo 20 anni di attività, che viene in realtà anche dal passato: se con il vostro progetto di sistema sonoro non riuscite a garantire almeno un rapporto di segnale rumore di 25 dB, beh, quella è l'occasione buona per affidare quel lavoro al vostro concorrente. Apparentemente avete fatto un gesto nobile, ma all'atto pratico vi sarete liberati del vostro acerrimo nemico. Quindi vediamo quali sono questi parametri che sono alla base dell'intelligibilità, della valutazione dell'intelligibilità del parlato previsti dalla norma. Abbiamo detto il tempo di riverbero, la chiarezza, lo sti. Il suono diretto, attento che mi parte l'audio, non so a che livello. Il suono diretto, li ritroviamo tutti lì nella risposta all'impulso, lo dico ancora, è fondamentale la risposta all'impulso sia nella fase di progettazione che nella fase di tuning di un impianto sonoro. Nel suono diretto l'informazione trasportata lungo la catena di trasmissione, la early energy. Si sente? Allora, soundcheck is the definitive audio test. L'informazione arricchita, sostenuta dalla early energy. La late energy, qualcosa di tardivo nella risposta all'impulso che non integriamo, quindi risulta come un qualcosa che è distaccato dall'informazione stessa e me la va a mascherare, tra l'altro a deteriorare. Il campo riverberante, quando presente in maniera densa, statistica, stocastica. Il livello del rumore di fondo. Perché la risposta all'impulso? Ogni stanza, e ce lo siamo purtroppo dimenticati in questo settore, ogni stanza ha la sua specifica impronta acustica, la risposta all'impulso, appunto. Da questa estraiamo i parametri acustici di cui vi ho parlato. Parametri acustici che posso confrontare con degli standard, sono nei limiti previsti dalle norme. Li posso scambiare con altri colleghi nel mondo. Alla fine io scambio un file wave, la risposta all'impulso. Pensate un po', in una memory card io ho l'intera stanza, ho una collezione di stanze. Posso introdurli nei software di modellamento acustico per adattare il mio modello alla realtà. Va bene? Quindi simulare scelte che farei nella realtà nel modello acustico. Riverberazione. Qui ci sarebbe da parlare
a lungo per quanto riguarda i comuni misconceptions, no? Scusate il mio inglese, i comuni errori intorno al concetto di tempo di riverberazione in generale. Non posso farlo in questa sede, vi rimando ad un articolo che ho scritto, ad un video che ho pubblicato sul mio canale YouTube, che adesso vi faccio vedere. Do per scontato che per voi è chiaro cos'è il riverbero o il tempo di riverbero. Lo dice la parola stessa, è un tempo di decadimento al pari di altri tempi di decadimenti come l'early decay time, ad esempio, altrettanto importante nel nostro lavoro, in questa sede non trattato. Il concetto di tempo di riverbero è legato al concetto di persistenza del suono in una stanza una volta che in questa stanza è immesso un burst di energia, va bene? Questo è l'articolo che vi sottoponevo, ha fatto un po' il giro del mondo. Sostanzialmente uno dei tanti misconception è che non bisogna confondere assolutamente quello che è il tempo di riverbero con il livello del campo riverberante. Il tempo di riverbero, è un decadimento che modifico con scelte strutturali sulla stanza, cambiandone la forma, il volume, eccetera, oppure cambiando le caratteristiche acustiche delle superfici, va bene? Aggiungendo o togliendo unità assorbenti, aggiungendo o togliendo unità diffondenti, eccetera. L'altro, ed è questo che è strettamente legato anche al nostro lavoro e che determina il successo del nostro lavoro per quanto riguarda l'installazione audio per l'intelligibilità del parlato, è legato, in poche parole, al modo in cui noi immettiamo energia dentro l'ambiente. Okay? Dipende proprio dalle scelte di installazione, di progettazione che facciamo. Quindi è un indice positivo o negativo della qualità del nostro modo di aver introdotto energia nell'ambiente. Ed è questo il livello del campo di riverberante a nuocere gravemente all'informazione, non tanto il tempo di riverbero, perché io posso disegnare con opportune scelte di disegno un adeguato sistema sonoro, va bene, che mi garantisca un basso livello di rumore di fondo anche in ambienti molto riverberanti. Lo si è sempre fatto nelle chiese gotiche, ad esempio, nelle cattedrali. Parametro della chiarezza, C50. Due sono questi parametri, il C50 e il C80 sostanzialmente. Il primo è quello legato all'intelligibilità della voce, il secondo è legato all'intelligibilità del parlato. Quei due numeri che vedete, 50 e 80, derivano un po' dalla psicoacustica, dal modo in cui noi sentiamo e integriamo i suoni. E sostanzialmente sono legati ai tempi di rilascio della muscolatura liscia che muove gli ossicini dell'orecchio medio, la staffa, l'incudine e il martello, no? La muscolatura liscia vuol dire che è involontaria, praticamente riceve uno stimolo, si contrae, ha bisogno di un certo tempo di rilascio per essere reattiva ad uno stimolo analogo, ad esempio. Ecco, questo tempo di rilascio per noi è fondamentale. Nei miei corsi lo faccio scrivere sul braccio, sulla fronte ai ragazzi, è di 50 millisecondi per il parlato, appunto, e 80 millisecondi per la musica orchestrale, per il programma musicale. Oscilla dagli 80 ai 100 millisecondi, più o meno, ecco, non c'è un numero esattamente preciso. Ecco, quello che noi facciamo nella quantificazione della chiarezza sulla risposta all'impulso è mettere a rapporto quella che è l'energia positiva, che vi ricordate essere suono diretto e early energy, con la late energy. Quanta early energy prendiamo? Chi mi risponde? Per definire il parametro del C50, i primi 50 millisecondi di decadimento della risposta all'impulso. Ok? Nei campi, negli ambienti realmente riverberanti, là dove è presente un campo riverberante diffuso, stocastico, uniforme, che non ha una direzionale, è tutto intorno a te, ok? Non possiamo parlare di early energy localizzata, ben descritta, se non in esclusive proprio posizioni, che ne so, vicino a una colonna all'interno di una chiesa. Ecco, in questi casi quel rapporto si sintetizza al livello, alla differenza di livello tra suono diretto, perché non c'è un early energy in quel caso, c'è solo suono diretto trasmesso in mezzo a questa nebbia di campo riverberante. Ok? Sono i cosiddetti ambienti sabiniani, non sono tantissimi.
gli spazi con cui noi ci confrontiamo sono come questi, sono spazi semi-riverberanti, dove c'è una distanza critica, al di qua della quale predomina il suono diretto, al di là della quale predomina tutto ciò che non è suono diretto, che nel frattempo è anche caduto di livello, ha subito una variazione spettrale per assorbimento, eccetera. Ecco, questa è la formula del parametro del C50, che è quello che vi ho detto, mette al numeratore l'energia positiva sostanzialmente, integra dal suono diretto, vedete lo zero di quel simbolo della sommatoria, fino ai primi 50 millisecondi della risposta all'impulso. Quindi pesca proprio la prima parte della early energy. Al denominatore la late energy, quella più nociva, quindi dai 50 millisecondi in poi verso il decadimento al rumore di fondo della risposta all'impulso. Ora, un aspetto importante da capire. Se il tempo di riverbero definisce sostanzialmente, da quanto vi ho detto, le caratteristiche acustiche della stanza, il parametro della chiarezza definisce proprio la qualità del mio progetto audio, perché è legato proprio al modo in cui ho iniettato energia con le mie scelte di disegno all'interno della stanza. Quindi posso fare tuning, ad esempio, non tanto guardando tracce di fase, ma utilizzando il parametro della chiarezza, ad esempio, col mio solito FFT, dual channel FFT analyzer, verifico se tutti gli spettatori, ad esempio, sono in copertura, quindi se la chiarezza è sufficiente dappertutto. E se non è tale, o ho installato male l'impianto ben progettato, invece di puntarlo dove doveva essere puntato, l'ho puntato male, quindi lì risulta scoperto in termini di chiarezza, quindi lo ripunto bene, oppure se è puntato bene devo ripensare le mie scelte di disegno e quindi installare dei sistemi integrativi che vanno a recuperare il suono diretto in quei punti. Quindi negli ambienti sabiniani l'RT60, il tempo di riverbero, lo possiamo definire una sorta di parametro globale, concedetemi queste semplificazioni, va bene? Dappertutto io misuro lo stesso tempo di riverbero, non è quello che mi fa sentire bene o male un impianto, ok? Dipende dal livello di campo riverberante e là dove non ho coperto di suono diretto con le mie scelte di disegno, lì sono carente di livello di suono diretto, ok? Predomina il campo riverberante. Quindi il C50 è strettamente locale ed è definito, diciamo, dall'installazione audio che ho realizzato. Qui la normativa italiana, come al solito, toppa un pochino, perché mentre gli altri stati europei, quelli che si sono muniti di queste normative, danno dei range entro cui stare, ok, come parametri di tempo di riverbero, di chiarezza, eccetera, la normativa italiana dà soltanto dei valori minimi, lasciando poi alla capacità o meno del tecnico di turno, insomma, il raggiungimento di questo o quel valore. In realtà gli eccessi sono da evitare, perché il sostegno da parte della sala è importante entro certi limiti. Il campo riverberante, la early energy sostengono, abbiamo detto, il suono diretto. Una aula particolarmente anecoica, no? Con estrema chiarezza, è un'esperienza tragica per quanto riguarda l'insegnamento, no, per il professore e anche per chi ascolta. Non è piacevole un ascolto in camera anecoica. Questo è un episodio che raccontava il professor Farina più volte, no? L'ha raccontato in tutti i suoi corsi. Un teatro particolarmente brillante, tra virgolette, no? Come può essere il Teatro Regio di Parma, no? È fortemente temuto dagli artisti, dai cantanti d'opera, perché lì sostanzialmente il cantante deve uno fare uno sforzo immane, non è più sostenuto dalla stanza in maniera positiva, due ogni minima svirgolatura insomma si sente e si percepisce, quindi veniva, non so se è migliorato nel frattempo, se sono stati fatti degli interventi, veniva fortemente temuto. A che tempo stiamo? Speech Transmission Index, STI, deriva dalle ricerche fatte da quel ramo di ricercatori che vi ho fatto vedere all'inizio, Embedded Acoustics, dall'Olanda, e la norma IEC 60268, eccetera, eccetera, definisce sostanzialmente il modello dello STI, i segnali di test da utilizzare, i metodi di misura
da applicare e i metodi di predizione e calcolo da utilizzare. Quindi le norme ti dicono dove fare cosa. La nostra voce è modulata in bassa frequenza, ok? Questa modulazione da vicino, ve lo dicevo all'inizio, il comunicare face to face è l'esperienza di intelligibilità del parlato più diretta che abbiamo, no? Più comprensibile. A distanza, dove predomina l'ambiente sostanzialmente, questa nostra modulazione diventa via via sempre meno percepibile, ok? La modulazione che determina l'intercalare di tutti i fonemi della voce umana viene meno. Quindi rende la voce, il segnale, l'informazione meno comprensibile. Ecco, in che cosa consiste il metodo dello STI? Consiste nel simulare la voce umana applicando ad un segnale di testo una modulazione di ampiezza del 100%, ok? Questo segnale di testo modulato al 100% lo immetto nella mia catena di trasmissione elettronica, elettroacustica, acustica, eccetera. All'uscita dal sistema io misurerò gli effetti di tutti quegli aspetti nocivi che vanno a intaccare, abbiamo detto, l'intelligibilità del parlato. Quindi sostanzialmente quella modulazione di ampiezza che era totale all'inizio avrà subito una riduzione, ok? Con la cosiddetta modulation transfer function io faccio proprio un confronto tra il segnale in uscita dal sistema con il segnale integro immesso nel sistema. Questa modulation transfer function mi dà la quantità di riduzione della modulazione che il segnale ha subito. Il calcolo di tutto questo, la misura di tutto questo, mi porta poi all'indicazione di un one number, un unico valore, quello dello STI, che può essere positivo o negativo. Mediamente negli ambienti di lavoro ordinari, negli ambienti del parlato ordinari, oscilla tra 0,5, 0,6, 0,7, un buon valore di STI. Lo STI, il parametro dello STI, può essere calcolato con il metodo diretto, andando a calcolare, misurare direttamente, calcolare con i modelli di calcolo previsti dalla norma, misurare con i fonometri tipo questo, la modulazione intercossa. Oppure me lo posso ricavare con il metodo cosiddetto indiretto che si basa sulla risposta all'impulso. Noi tecnici acustici, comunque una risposta all'impulso della stanza la dobbiamo avere, anche per altre cose, no? Per altri parametri, per altre esigenze. Quindi Schrader si inventò questo calcolo, sempre lui Schrader, quello dell'integrale inverso, si inventò questo metodo di calcolo che mi porta al calcolo e alla misura attraverso la risposta all'impulso. Sia il metodo diretto che il metodo indiretto possono essere misurati con il metodo full STI, che praticamente va a misurare e calcolare la modulazione di tutte le frequenze di modulazione che agiscono, diciamo, sostanzialmente sul segnale di testo originario, che adesso vedremo quali sono, oppure in forma ridotta tramite il metodo dello STI. Nel metodo del full STI, praticamente, un segnale, un pink noise, viene equalizzato secondo lo spettro standardizzato della voce umana e della voce femminile. Quando noi andiamo a fare queste misure, questi calcoli, utilizziamo come trucchetto sempre lo spettro maschile, perché è quello meno comprensibile. O meglio, è meno comprensibile rispetto a quello più brillante, più intelligibile della donna. Ci fregano anche in questo, cari maschietti. Ok? Quindi, se io lavoro al mio progetto per la situazione peggiore, che sarebbe quella utilizzando un segnale di test tarato sullo spettro maschile, beh, sicuramente nel caso di una insegnante la stanza risulterà più intelligibile. Ho fatto funzionare il mio progetto nel caso peggiore, funzionerà meglio nella situazione, nell'ipotesi migliore. Questo segnale equalizzato, secondo la voce umana, viene filtrato in 7 bande portanti, le bande di ottava. Ok, ciascuna banda poi viene modulata con intrecci molto sofisticati da 14
frequenze modulanti. Va bene? Questa è una banda filtrata da una frequenza. In realtà ogni banda viene modulata da 14 frequenze. Perché non si sente l'audio? Aspetta, vediamo. Lo sentite? Beh, va bene. Sentirete una cosa tipo... Questa è la modulazione, sostanzialmente. Ecco, questo è il segnale di test che noi utilizziamo per la misura dello stick con i fonometri. E vedete, è costituito da 7 bande, ciascuna, non so se le vedete, presente delle linee verticali. Ecco, quelli sono i pattern di modulazione con cui si intrecciano le varie frequenze modulanti in ciascuna banda. Sono grosso modo regolari. Il fonometro ad un certo punto si aggancia a quel tipo di modulazione, a quel tipo di segnale, e misura da lì, da quella modulazione, rispetto a quella che c'ha dentro come riferimento, il segnale stesso che sto mandando dalla cassa, misura la modulation transfer function. Per emettere e misurare questo segnale abbiamo bisogno di dispositivi che simulano la emissione vocale umana e si usano degli appositi torsi oppure queste cassettine qua che vedete, questa è della Bedrock Audio, la BTB65, ed è fatta in maniera tale che ha innanzitutto un cono piccolo da 4 pollici, una risposta in frequenza che dai 100 ai 10.000 Hz è grosso modo flat, più o meno 1 dB, non distorce in quel range di frequenze, lo ricordate? La porzione centrale dello spettro. Ecco, questa dentro è amplificata in questo momento da questo power bank. Vediamo se riesco a farvelo sentire proprio, che a volte... Ecco qua. Richiamo il segnale di test che vi ho detto, modulato. Ho entrato il laser a disposizione, che non vedo bene. Vieni Gianfilippo intanto. Quindi io emetto tramite questa cassettina che simula, replica la voce, magari spegnilo e riaccendilo, e poi seleziona il segnale di test dello stick. Lui è Gianfilippo, un mio collaboratore, che mi aiuta in questi passaggi. Aspetta. Allora, questa cassa simula la voce anche in termini di direzionalità della voce umana e anche in termini di livello del parlato ordinario, cioè questa ad un metro di distanza col fonometro misuri 60 dB, che è per la norma il livello che un parlatore normale in condizioni normali tiene a un metro di distanza da un altro interlocutore. Può essere impostato anche, scegli un attimo, ecco qua, stipa. Io sto mandando il segnale, lo metto vicino al microfono così si sente magari. Ecco, questo è il segnale di test modulato, va bene? Questa roba qua, 60 dB a un metro, dobbiamo misurare col fonometro. Quindi lui c'ha dentro il segnale di test originario, quello che immettiamo nel sistema, col fonometro, misuro il segnale emesso nell'ambiente, nelle mie posizioni di riferimento. Di solito si fanno misure secondo una matrice che soddisfa l'obiettivo finale e spesso e volentieri si fa un valore medio anche di queste misure. Spegniamo. Ecco, quello che misuro sono modulation transfer function per ciascuna frequenza di modulazione. Vedete, sono frequenze bassissime, 0,6, 0,8, 1,5, 1,25, eccetera. Ecco perché con i dual channel FFT analyzer non possiamo misurare lo sti secondo lo standard. E questa è una mia personale ipotesi, va bene? Le 7 bande, quello che ottengo sono 98 modulation transfer function. Di ciascuna banda ottengo un valore medio, uno sti medio di banda praticamente. Questi 7 sti medi di banda vengono mediati e pesati secondo lo spettro della voce umana nuovamente e quindi ottengo quel valore one number che il fonometro mi fa vedere. È tutto chiaro? Ecco, questa è la schermata tipica del fonometro quando faccio questa misura, no? Basta fare play.
quel numero 1 che vedete qui, evidentemente il fonometro stava proprio attaccato alla cassa, non c'era distorsione, non c'era riverbero, non c'era niente. Il valore dello sti è perfetto, non troveremo mai in un ambiente reale questo valore, forse in una catena di trasmissione per la TV, per esempio. Ti dà il livello di banda, ti dice il livello del rumore di fondo, e qui in questa seconda finestra, in questa seconda pagina, vedete le singole 98 modulation transfer function. Ora, all'epoca, quando uscì questo metodo, parliamo degli anni 70, era un processo molto complesso, durava parecchio, 15 minuti, 20 minuti per misurare o calcolare tutti e 98 i valori di modulation transfer fraction, finché non sono arrivati questi signori di Embedded Acoustics che hanno fatto questo barbatrucco del segnale loro speciale di test, che praticamente sintetizza la misura delle modulation transfer fraction con il full ST, ok, voglio misurare tutte e 98 le modulation transfer fraction, in pochi minuti, in 5 minuti, 8 minuti fai già la misura del full ST sostanzialmente. Per quanto riguarda invece alcune situazioni più semplici o per casi specifici come l'installazione di impianti di evacuazione, eccetera, esiste una versione ancora più semplificata, ancora più rapida di valutazione dello STI, che si chiama STIPA, sempre di natura olandese come origine, dove le frequenze di modulazione non sono più 14, sono 2. Okay? Quindi le modulation transfer function che vado a calcolare o misurare alla fine sono soltanto 14. Ecco il pattern, lo spettro delle 7 bande di ottava modulate dalle 2 frequenze. Quelle per banda sono le frequenze previste dallo standard, quindi non ce le inventiamo noi. Questa, ad esempio, è un'unica banda modulata dalla lunghezza, dalla frequenza più bassa, quindi l'onda principale, e poi sovrapposta a questa la modulazione della frequenza più piccola. Vi ricordate? 2 frequenze per bande, una più bassa e una più alta in frequenza. Questo è lo spettro del segnale di test per lo STIPA. Il barbatrucco ulteriore utilizzato da questo segnale specifico è che praticamente il segnale di test non prende tutta la banda come dovrebbe, ne prende solo un terzo. Quindi questo stacca sostanzialmente i picchi delle bande e aiuta il fonometro ad agganciarsi più facilmente, a misurare meglio sostanzialmente le modulation transfer function. Vedete che lo spettro invece richiama lo spettro della voce umana. Ora, sia chiaro, non ci inventiamo nulla, vi ho detto all'inizio, questi sono processi ordinati, logici, ripetibili secondo gli standard. E gli standard ti dicono dove fare cosa e come farlo, quante posizioni della sorgente devi avere, quante posizioni microfoniche dove devi fare le misure, insomma non ci inventiamo niente. Così come ci danno anche dei divieti, no? Dei limiti, delle restrizioni nell'uso del metodo STI. Perché ad esempio in presenza di echi, qui potrebbe esserci un eco, in presenza di echi all'interno della chiesa, ad esempio impianti distribuiti, devi usare, in ambienti particolarmente grandi e riverberanti, nelle cattedrali, eccetera, non devi usare lo STIPA, devi usare il full STI. Il metodo indiretto, invece, non misura direttamente sul segnale o calcola direttamente nel metodo di previsione o di calcolo tutte le modulation transfer function, le ricava con questa formula di Schroeder dalla risposta all'impulso. Le risposte all'impulso che noi otteniamo non sono quelle fatte con gli analyzer, con i dual channel 50 analyzer, sono fatti con il metodo del professor Farina, che esclude completamente i prodotti di distorsione del diffusore e il rumore dell'impianto di misura e dell'ambiente, ponendoli in negative time a sinistra del picco. Quindi quello che ottengo con questo metodo che noi acustici utilizziamo è una risposta all'impulso molto pulita, priva di rumore, priva di prodotti di distorsione, e quindi il calcolo si arricchisce anche del contributo del livello del rumore di fondo che misuro a parte. Quindi misuro innanzitutto la risposta all'impulso della stanza e poi col fonometro misuro il livello del rumore di fondo, quello caratteristico dell'ambiente. Il metodo di calcolo è sostanzialmente lo stesso, sono 98 le modulation transfer function calcolate in un caso, nel caso del full STI, oppure 14 nel caso dello STIPA.
Ecco qui la compensazione per il rumore. Quando vado a fare queste misure del rumore di fondo, il rumore tipico dell'ambiente viene catturato. Rumori impulsivi che nulla c'entrano con il caratteristico rumore dell'ambiente mi fanno abortire, tra virgolette, la misura. Il fonometro ti avvisa sostanzialmente che devi escludere quella misura in cui c'è stato, che ne so, qualcuno che ha sbattuto una porta in un'aula scolastica o eventi di questo tipo, rumori nella stanza adiacente in bassa frequenza. Quello che misuro alla fine sono quattro file wave. Il primo file che mi serve è un file di calibrazione. Io con Audacity, allora, c'è i quattro file che mi servono per calcolare lo STI. Come lo calcolo lo STI? C'è un apposito software che vi faccio vedere qual è. Io metto il calibratore del microfono sul microfono. Con Audacity, questo è anche la bellezza di questo fonometro, che funziona anche da scheda audio, perché ha connessioni XLR, jack Canon, quindi standard dell'audio professionale. Non ci sono connettori proprietari che ti obbligano ad alcuni cavi, metodi, eccetera, o ti proibiscono i comuni metodi di cattura. Ecco, pongo il calibratore sul microfono e registro la prima traccia di calibrazione, ok? Quello è il primo file wave che uso. Poi misuro il rumore di fondo. Siamo tutti zitti, misuro il rumore di fondo in un certo tempo. Misurato il rumore di fondo, prendo la talk box, la metto ad esempio alla posizione del professore all'interno di un'aula scolastica, quindi alla cattedra, faccio play al mio segnale di test, nelle varie posizioni io misuro che cosa secondo voi? Il segnale di test è il rumore di fondo, il signal plus noise. Poi mi faccio la bella risposta all'impulso e ho tutti e quattro i file che mi servono per mettere in pasto al software. Il software che vi consiglio, gratuito per Audacity, è un regalo del professor Farina, è fa parte del pacchetto Aurora dei plugin del professor Farina e si installa nella directory principale, si installano di Audacity. Lo richiamo, quello specifico per la misura dello STI. Nessuna selezione, seleziona tutto. Strumenti, STI. Per catturare la risposta all'impulso, vi rimando purtroppo ai miei corsi, al tema della cattura della risposta all'impulso, ai miei video sul canale YouTube. Questo è praticamente il software, il plugin gratuito per Audacity. Ce ne sono altri che servono a fare altre cose, come misurare la risposta all'impulso, calcolare i parametri acustici. Se volete, alla fine vi fermate che ve li consegno, ve li faccio avere, ve li installo e li proviamo insieme per un approfondimento. Qui purtroppo non c'è tempo e lo slot sta per finire. Questo software alla fine mi restituisce, mettendoli in pasto tutti e quattro i file, i 98 valori di modulation transfer function, i valori di STI medio di banda e i valori totali di STI maschile per la voce maschile e per la voce femminile. Okay? In più mi rappresenta questi valori come anche grafico, le cosiddette curve di modulation transfer function. Tutto oggi è più facile grazie a questi strumenti, avete capito, no? Perché io faccio play con la talk box nella posizione di mio interesse, faccio le varie misure col fonometro, non devo impazzire più, non devo fare niente, fa tutto lui. Lo STI come parametro è cieco alla natura del segnale, eppure la natura del segnale influisce del rumore, dell'effetto negativo sull'intelligibilità del parlato, influisce pesantemente sulla intelligibilità del parlato in maniera specifica. Quelle sono le curve di modulation transfer function che ottieni alla fine dell'elaborazione con quel software, con quel plugin. Ecco, il tempo di riverbero determina una sorta di filtro low pass sulle alte frequenze. Ok? Quindi riconosco subito che questo segnale è stato intaccato prevalentemente sulla porzione medio-alta dello spettro, dall'effetto del riverbero.
Se ho invece un calo globale, oltre a quello low pass filter del tempo di riverbero, delle curve di modulation transfer function, questo è sintomo di un intacco dell'informazione da parte del rumore di fondo, che agisce in maniera globale, ve l'ho detto all'inizio, è uno dei peggiori nemici, in maniera globale sulle modulation transfer function. Echi circoscritti, riflessioni che arrivano in un punto specifico che determinano la cancellazione del suono diretto, mi determinano dei notch filter come i cut che avvengono nella risposta della magnitudo, nella risposta in frequenza, quando in una posizione arriva una particolare riflessione. Oppure echi, ecco, determinano dei notch filter che sono via via più in basso in frequenza quanto più questa riflessione, questo eco è tardivo. Alcune indicazioni per la misura grab and go dello stipa con queste apparecchiature veloci, di rapido utilizzo, leggere. Posiziono, ecco, questo è il caso ad esempio in cui abbiamo una sala in cui c'è il pubblico che deve ascoltare gli impianti, deve ascoltare i messaggi di evacuazione, i messaggi del parlato in generale, e un parlatore, un relatore, un qualcosa, una persona che parla sta in un'altra stanza. In questo caso mettiamo la talk box, una volta settato il guadagno dell'intero sistema per quello che definisce lo standard, per gli usi che ne devo fare, eccetera, metto la talk box alla posizione del relatore per testare l'impianto col metodo stipa, me ne vado nella stanza e nelle posizioni di interesse misuro lo stipa, facendo play sul fonometro, un minuto a posizione sostanzialmente, matrice di posizioni di interesse definite dalla norma, non me le invento io, ci vuole ovviamente una certa esperienza anche per adattare la norma alle situazioni reali che poi sono sempre complesse, no? Ottengo il valore medio e quando c'è qualche rumore impulsivo che non è caratteristico del rumore di fondo, ecco, in quel caso annullo la misura, il fonometro mi aiuta anche a capirlo perché potrebbero esserci dei fenomeni impulsivi in bassa frequenza di cui non mi rendo conto. Spesso e volentieri, ad esempio, noi lasciamo la stanza mentre facciamo queste misure, quindi non sappiamo cosa avviene nel frattempo, cade qualcosa dalla cattedra, eccetera. Il fonometro mi avvisa e ripeto la misura semplicemente. I dati all'interno del fonometro li esporto con i vari fogli di calcolo e software proprietari dei vari marchi, dei fonometri, e quindi posso essere aperto alle interpretazioni del dato, alla comunicazione dei dati ad altri colleghi, per altre situazioni, insomma, nella maniera più libera possibile. Lo STI può essere, abbiamo detto all'inizio, anche calcolato o simulato in appositi software, ma non è questa la sede per trattarne. Sostanzialmente sono arrivato a termine della mia presentazione, spero che sia stata di vostro gradimento e chiara, e vi ringrazio per l'attenzione, va bene? Allora, io sono qui, se qualcuno volesse approfondire sono disponibile. Buona giornata e buona fiera. Grazie ai tecnici di audio effetti.